torna con i grandi speciali di Teleradio Cinghiale Stereo Network, Roberto Verta, in arte Roberto De Francesco, per voi oggi. Tra poco filmeremo di nuovo questi cartelli che sono stati fatti sulla sull'autostrada, cartelli che praticamente non indicano i paesi albanesi. Io adesso mi farò una foto qui dove c'è un cartello che indica tutti i comuni Arbres, e così bisognava fare sull'autostrada. Non è stato fatto, io vorrei un attimo capire perché. Dobbiamo chiedere se possiamo prendere due rose, vediamo se c'è qualcuno. Quest'ora si è chiuso, ma una forse riusciamo a prenderla. Allora, adesso faremo una foto dove praticamente ci sono i cartelli della che indicano i paesi Arbres, proprio qui davanti ce li abbiamo, e spieghiamo all'ANAS come, o chi di competenza, bisognava fare i cartelli anche sull'autostrada, perché insomma adesso lo faccio in diretta, filmo, fermo la macchina un attimo e mi faccio questa benedetta foto con l'iPhone, un selfie stradale con la toponomastica della Ghiaggeria. Ecco qua, ci fermiamo un attimo, lasciamo il video acceso e andiamo a fare la foto. Ecco, abbiamo fatto, adesso possiamo ripartire e documenteremo di nuovo i cartelli. Io ho fatto una foto dove sono indicati esattamente i comuni di Cavalerizzo, Cerzeto, Mongrassano e San Martino di Finita, che sono i comuni che devono essere pubblicizzati sui cartelloni autostradali. Questo ha suonato
pensava che gli stavo tagliando la strada, ma io in realtà ero ancora nella corsia di decelerazione. Vabbè, allora, adesso riprendiamo la strada, la mitica Salerno-Reggio Calabria. E vediamo questi cartelli, adesso vedremo di nuovo quello dello svincolo di Ferramonti. Intanto la nostra fotocamera va in tilt, ma adesso ha ripreso a filmare bene. Qui siamo all'imbocco di Torano Scalo e anche qui ci starebbe bene un bel cartello. Prossimo svincolo, Spezzano Albanese e Comunità Arbresce. Però ovviamente nessuno ci ha pensato. Questa non è la classica polemica sterile, ma noi vogliamo che veramente chi di competenza capisca l'importanza di far conoscere i nostri paesini che sono pieni di cultura, di storia, di tutto. Cioè, noi ci stiamo battendo per una cosa che abbiamo nel cuore, l'Armeria, il progetto www.radioantenna2000.com, che ci sta veramente molto, ma molto, ma molto, ma molto al cuore, che sta crescendo giorno dopo giorno, grazie a voi che ci ascoltate, grazie a voi che seguite questi canali YouTube, che vedete i video che facciamo, e poi magari ascoltate anche queste che possono sembrare delle polemiche sterili, ma che in realtà servono soprattutto adesso in un momento di profonda crisi economica e sociale a ravvivare quelli che possono essere gli interessi delle persone verso delle cose che possono tornare utili a tutti, perché quando, ripeto, in un paese arrivano dei turisti, quando un paese viene conosciuto per un motivo o per un altro, è qualcosa che serve a tutta la comunità, perché ne guadagnano tutti. Ognuno a suo modo, l'imprenditore, quello che fa il pane, quello che c'ha il bar, quello che c'ha il progetto praticamente ambizioso, quello di www.radioantenna2000.com, era proprio questo di far conoscere a tutti quello che abbiamo. E non è un'impresa facile, noi lo stiamo facendo, ma in mezzo a tantissime difficoltà, perché poi ti ritrovi da solo. Anzi, volevo ringraziare anche in questo video l'amico grande Mario Cairo, che ci sta dando tutta la sua disponibilità, sta partecipando al TG Facebook, sta facendo di tutto di più per far sì che questo progetto cresca sempre di più. Proprio via dei parchi, via della storia. Ora, che senso ha un cartello del genere con dei simboli che non dicono praticamente nulla, anzi impoveriscono quello che è veramente il tessuto socio-culturale di questa vallata ricca di grandi. Ecco, quindi hanno messo un altro, sono due, uno di seguito all'altro, ecco, tra l'altro col cartello Tarsia davanti che neanche si legge bene. Campo di internamento Ferramonti, riserva naturale protetta, lago di Tarsia. Buonanotte ai suonatori. Ora io dico, innanzitutto mi chiedo chi è l'ente competente che ha fatto questo lavoro, che ha autorizzato e poi fatto fare questo lavoro. Dopodiché a loro devo dire la mia profonda delusione, devo comunicare, perché purtroppo, ecco qui ad esempio, ci stava benissimo un grande cartellone come quello, dove si metteva in evidenza che ci sono le comunità Arbresci. Qui c'è, tra
da questo svincolo si può andare a Santa Sofia, a San Demetrio e a Spezzale Albanese, che sono vicinissimi, che hanno tanta, senza nulla togliere, Tarsia, al campo di internamento, tutto quello che c'è qui, qui c'è tanta storia, ma chiaramente oggi il turismo si fa con la condivisione, stando insieme, promuovendo tutto quello che c'è, ma non mettendo dei cartelli quasi anonimi che imbruttiscono ancora di più la 3, A2, Autostrada del Mediterraneo. Chiamiamola come vogliamo, per me rimarrà sempre la mitica A3, poi potete chiamarla come volete. Insomma, ragazzi miei, così non andiamo bene, assolutamente non andiamo bene. Usciamo e interrompiamo qui per oggi il nostro video. Oggi 7 di ottobre 2017, video fatto per ricordare a chi è di competenza che i cartelli messi sull'autostrada così non vanno bene, c'è bisogno di molta più informazione. Grazie, svincolo di Tarsia. Roberto Verta in arte, Roberto De Francesco vi saluta, alla prossima.